E ciao ragazzi, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Deep Inside Space. Perché ragazzi, quest'oggi andiamo a vedere insieme cosa ci sarà dopo la batch di C17, o per meglio dire di Ranger 17 sul Global. Mi raccomando ragazzi, però, prima di iniziare, io vi ricordo ovviamente che ieri è uscita la nuova serie sul canale di Assassin's Creed Origins. Sì, Origins, scusate, Odyssey. Quindi mi raccomando, se ve lo siete persi lo recuperate qua sopra nelle schede. E ovviamente vi lascio anche altri video che magari vi siete persi e che magari vi potranno piacere. Io vi ricordo brevemente come si partecipa al giveaway, anzi al doppio giveaway che ci sarà in live domani. Perché vi ricordo la live non ci sarà oggi, ma ci sarà domani, che è venerdì, sempre alle 15 in punto. Molto probabilmente la programmerò già da questa sera. Quindi mi raccomando ragazzi, vi ripeto, i tre requisiti per partecipare alla live di domani, anzi per partecipare al giveaway di domani. Allora ragazzi, voi non dovete fare altro che ovviamente iscrivervi al canale, ovviamente lasciare like a questo video, ai video di ieri e ai video che usciranno dopo di questo fino alla live stessa, ovviamente lasciare like alla live stessa e ovviamente condividere questi ultimi video e la live stessa. Se fate queste tre cose, il bot vi prenderà in considerazione ovviamente per partecipare e quindi potete essere voi dei papabili vincitori di uno dei due account, o chi lo sa anche di entrambi. Quindi ragazzi, detto questo, direi di partire subitissimo. Allora, che senso ha fare questo video, vi starete chiedendo? Allora, questo video ragazzi ha senso farlo, davvero ha tanto senso, perché il Global è in un momento, diciamo, non di stallo, però di confusione totale, in quanto è stata anticipata la batch di Ranger 17, che la vedete qua appunto a fianco, di tanti mesi ragazzi. Doveva arrivare all'incirca a gennaio, doveva arrivare, quindi non ha proprio senso ragazzi anticiparla di così tanto. E secondo me l'hanno anticipata soltanto per un fatto, anzi per due fatti. Uno, perché vogliono magari recuperare un po' il gap, e per il secondo fatto è che nella batch di Vegeta Evo c'erano praticamente gli stessi PG che c'era nella batch di Frieku, e quindi non aveva senso riproporre la stessa batch, diciamo, con i PG featured subito dopo quella di Frieku, che in pratica c'è stato un mese nel Global, ma anche nel Jap. Quindi avrebbero rimesso gli stessi PG in due batch differenti e ci sarebbero stati per due mesi di fila alla fine, perché Dispo era presente in quella di Vegeta e in quella di Frieku, Top uguale, Kefla non me lo ricordo, ma anche lei mi sembra di sì, che li colifra lo stesso, quindi non ricordo se c'erano anche loro, ma magari lo andiamo a vedere meglio insieme. Bacci di Vegeta Evo, quali PG c'erano. Comunque diciamo che all'incirca i motivi principali sono questi, quindi è per questo che alla fine hanno anticipato questa batch, visto che è anche uscito il team di Frieku e C17 è un team che dentro il Frieku, cioè nel team di Frieku ci sta, e ci sta assolutamente per quanto riguarda le staple. E quindi ragazzi, oggi andremo a vedere meglio insieme ovviamente chi arriverà dopo C17. Però prima di iniziare, io vi ricordo che per questo video voglio almeno 100 like. Ragazzi, superiamo i 100 like, sarebbe veramente veramente fantastico. Mi raccomando, almeno 100 like. Allora iniziamo subitissimo. Se andiamo a vedere nel Jap chi c'è stato dopo la batch di Ranger 17, allora vediamo che queste tre batch nel Global sono già uscite, quindi automaticamente Questa e anche quella di, non vedo chi, ah sì, va bene, ok, diciamo che quella dell'Esa di Freezer era al tempo di Vegeta. Infatti se tornassimo indietro quando c'era la bacia di Vegeta Evo, sicuramente troveremo di fianco quella di Freezer. Allora, in pratica dopo queste due bacie dovrebbe arrivare la leggenda di Summon di Cell, se tutto va come deve andare. Ma per quanto mi riguarda ragazzi, non tornerà, anzi non arriverà la batch di Cell, in quanto non è stato manco annunciato per adesso. E diciamo che le cose che abbiamo visto anche in un video precedente, dove dicevo tutte le news Global, lui non è presente in quelle cose, quindi arriviamo di già verso fine ottobre. Quindi diciamo che se arriva, o arriva a sorpresa come è stato anche per BLR, o arriva sicuramente a tempo debito, ecco, ed è questo un po' che credo. Sicuramente lui arriverà a tempo debito. Guardiamo un po' le batch successive
alla Legendary Summon. Come vediamo, ragazzi, le facce successive nel Jap erano ovviamente la celebrazione, come nel Global, giustamente, dei 250 milioni di download. E ragazzi, subito dopo c'è stato Super Buu Evo. Quindi ragazzi, non credo assolutamente possibile che nel Global anticipino l'uscita anche di Super Buu Evo, anche perché non avrebbe alcun senso. Veramente non avrebbe senso anticipare quella batch, anche perché ragazzi, diciamolo, il PG più atteso ormai negli ultimi mesi, perché non facciamo altro che parlare di quel PG. Ma Vegeta Evo, ragazzi, dov'è? Dove l'hanno mandato Vegeta Evo? Allora, io volevo dirvi, a parte ovviamente che magari alcuni di voi non sanno come si porta a Tour, Jiren e Toppo, ve lo dico subito ragazzi, uscirà l'evento di Jiren, il Dokkan Event di Jiren, all'uscita di Vegeta Evo, cioè col suo pull, con la sua batch. Quindi nell'evento di Jiren potremo portare a Tour Jiren e anche Toppo stesso, e ovviamente anche Vegeta Evo con un evento nuovo di Vegeta Evo. Quindi, ragazzi, specie di conclusione parziale per adesso, la batch che secondo me arriverà dopo quella di C17 non sarà altro che quella di Vegeta Evo, in quanto è stata posticipata quella di Vegeta Evo soltanto per un motivo, proprio perché all'interno della sua batch c'erano presenti la maggior parte dei PG che erano praticamente presenti in quella di Frieku, nella batch di Frieku. Quindi non aveva assolutamente senso riproporre una batch che sarebbe durata un altro mese con gli stessi PG. Alla fine gli stessi PG, l'unico PG che erano differenti sarebbero stati Jiren e Vegeta Evo stesso, quindi alla fine non avrebbe alcun senso inserirmi una batch per un altro mese con gli stessi PG all'interno di quella precedente. Assolutamente, questo credo che siate d'accordo con me. Quale batch però ci sarà secondo me dopo Vegeta Evo? Secondo me, ragazzi, dopo la batch 10-17, che vi ripeto, nel Global è stata anticipata, cosa che invece la batch dell'ESA di Freezer è stata messa qui a tempo debito. Quindi sicuramente, per quanto mi riguarda, adesso torneremo al meta che dobbiamo fare, cioè al percorso che dovevamo fare, cioè senza stravolgere niente, secondo me. Ed è questo che vogliamo, ragazzi, perché tutti vogliamo Vegeta Evo, io in primis voglio Future Gohan con la sua batch spaziale. Quindi assolutamente, ragazzi, dobbiamo assolutamente vedere questa batch di Vegeta Evo. Magari la cambieranno, magari toglieranno Dispo, toglieranno qualche altro PG. Di sicuro non toglieranno Toppo e Jiren, assolutamente non li toglieranno, anche perché Jiren non si vede in una batch dai tempi dell'ultima volta che uscì con Ultra Istinto in una batch, quindi ormai qualche mese fa. Quindi sicuramente Jiren ci sarà, in quanto va a tour con quella batch, quindi assolutamente ci sarà. Sicuramente ci sarà Toppo, perché anche lui andrà a tour in quella batch, ragazzi. E sicuramente, ragazzi, magari cambieranno qualche PG, tipo Dispo, questi PG li cambieranno, Ribrienne stessa verranno cambiati o magari sostituiti con qualche Neo God Leader, con qualche altro class leader, per rendere la batch un pochettino più croccante, come dice Basti, diciamo rispetto a quella del Jap che fu a suo tempo. Allora, detto questo, ragazzi, e vedendo un po' il calendario Jap, che vabbè, il Jap è sempre andato lineare fino alla fine come sempre, mentre nel Global non si sa perché a volte gli piglia questa cosa che ci infilano nel mezzo dove non dovrebbero, batch che non c'entrano niente, come per adesso C17 fisico, assolutamente non c'è entrato niente, assolutamente inserirlo in questo momento. Quindi, ragazzi, io ovviamente vi ripeto che ci sarà, dopo la batch di Range 17, la batch di Vegeta Evo, assolutamente. Quindi state tranquilli, torneremo con il nostro meta attuale, con la nostra strada da seguire, quella che ormai aspettavamo ma da tempo. Quindi, ragazzi, detto questo, breve recap, Vegeta Evo è in arrivo. Per quanto mi riguarda, torniamo dopo l'addio della batch di Range 17. Vi dico anche che ci sarà un pull sul canale, sul mio main account, sulla batch di Range 17, sperando di portarci a casa 1 e 2, questi due PG che vedete qua nel mezzo. Anche ad Ability Free mi andrebbe benissimo. Quindi, ragazzi, Vegeta Evo è in arrivo, assolutamente. Vi ripeto, torneremo con la strada che dovevamo seguire, senza intrusioni inaspettate. Quindi, ragazzi, io vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare un bel like, un commentino qua sotto, condividere questo video. Ah, una piccola news che ovviamente non ve l'ho detta nei video di ieri. E nel Jap
Oltre all'ESA di Kidbu fisico, è stato annunciato anche un ESA per quanto riguarda Goku Super Saiyan 3 STR, quello che non usa più nessuno. Quindi ve l'ho voluto dire perché magari sarà interessante, anche se nelle news nel Giappone non è presente questa cosa, però a quanto pare c'è questa voce in giro che dovrebbe arrivare anche l'ESA di quel Goku Super Saiyan 3 STR. Detto questo, ragazzi, e vi ringrazio per sempre, 100 like e let's go boys, vi ricordo le altre cose per partecipare al giveaway di domani: iscrizione, like tattico, condivisione, e che ve lo dico a fare, come dice Basti, ma mi ha contagiato in tutto e per tutto. E detto questo, e let's go boys un'altra volta, e ciao a tutti.